Innanzitutto, auguri per un felicissimo 2014. Vedrete questo video nell'anno nuovo, proprio i primi giorni di gennaio, e io vi faccio di vero cuore i miei auguri più grandi per tutti quanti voi, che questo 2014 vi possa portare tutto ciò che possiate desiderare, a partire soprattutto dalla salute, serenità, la gioia, la felicità, quel pizzico di audacia che tutte quante noi vorremmo e che desideriamo. Quindi vi auguro di cuore anche l'amore, e vi auguro di cuore che questo 2014 sia un anno sfavillante, veramente dal mio più profondo del cuore. Allora, questo video sarà sui miei regali di Natale, me l'avevate richiesto tantissime di voi nel giveaway, nelle domande che io vi avevo chiesto di farvi nel giveaway, e quindi incominciamo subito perché mi imbarazza un po' questa cosa, però lo trovo comunque molto carino perché sia modo di conoscere anche la persona, la youtuber che voi frequentate, vedete, e che in questo modo si capisce anche un po' il suo gusto e ciò che secondo me tramite un regalo di Natale ha ricevuto è uno dei modi per capire anche quella persona. Allora, ve li mostrerò in maniera, diciamo, separati, nel senso che vi mostrerò quelli che ho avuto, diciamo, in famiglia, quelli che ho avuto dalle mie amiche e poi quelli che ho avuto come, diciamo, dalle aziende che mi hanno fatto dei piccoli pensieri per Natale. Allora, prima di tutto ho avuto regalato, siccome io ho una famiglia numerosissima, sia da parte mia, che siamo 5 figli, che da parte mio marito, che ne sono altri 5, quindi pensate che quando ci riuniamo ne siamo 20 dalla mia famiglia, altri 20 dalla famiglia di mio marito, quindi è vero che ci scambiamo dei pensieri, però vi inizio a mostrare quelli che ho avuto. Allora, prima di tutto non vi prendo, diciamo, la macchinetta grande, ma l'avete vista in foto, chi mi segue sia su Facebook che su Instagram, ho postato la foto della macchinetta Nespresso che ho avuto regalato da mia suocera. Sì, la desideravo moltissimo, me l'ha regalata e quindi io vi ho preso delle cialde per farvi vedere praticamente il regalo che lei mi ha fatto. Ho fatto anche una battuta carina dicendo nel pacco se ci poteva essere anche George, però devo dire la verità, non mi ha accontentato. Va bene anche comunque, diciamo, il mio marito. Quindi, detto questo, devo dire la verità, andiamo avanti. Allora, questo per quanto riguarda il primo regalo. Il secondo regalo ho avuto da mia cognata. Questo sempre da parte di mio marito, la Bialetti, la Mocha Chic, eccola qui. Diciamo che ne avevo bisogno con le due tazze, bianco e nero, vabbè, ricorda un colore di una squadra in particolare, vabbè, lasciamo stare, però devo dire che mi serviva perché la mia si era praticamente rotta, indipendentemente dall'Anespresso che ho avuto regalato, quindi è stato un regalo utile, perché noi ci scambiamo regali alla fine utili. Ho avuto regalato da mio cognato, invece, il fratello di mio marito, questo portafotografie, un po' romantico, se così vogliamo ovviamente chiamarlo. Non so ancora la location dove lo andrò a mettere, perché la mia casa è un po' classica, quindi. Però devo dire che alla fine è molto molto carino e trovo che ci possono andare varie foto, quindi anche diversi, diciamo, momenti della propria, diciamo, vita, e quindi dovrò pensare ancora bene la collocazione, però l'ho trovato un regalo molto molto carino. Ho avuto regalato anche poi questa biscottiera. Vi mostro, inizio a mostrarvi anche dei regali dalla parte della mia famiglia, questa di Natale. È carino perché secondo me oltre che i biscotti ci possono andare le caramelle, i cioccolattini, e quindi a Natale è carino secondo me avere un pupazzo, diciamo, come anche per quanto riguarda la credenza. E da mio fratello invece, mia cognata, ho avuto regalato questo praticamente. Guardate quanto è carino, aspettate che ora ve lo descrivo. Ecco qui, per la porta d'ingresso, comunque la camera da letto. E praticamente ha la particolarità che questa lucetta resta accesa praticamente sempre, non è una candela. Quindi è una lucetta praticamente che resta la luce sempre sempre accesa. È un'idea molto molto carina.
Poi se si cambia praticamente il colore del nastro, può essere utilizzata tutto l'anno. Certo, l'oro simboleggia molto il colore del Natale, però io l'ho trovata molto molto carina, un po' chic fondamentalmente. Mio fratello l'ha preso quando praticamente è stato un fine settimana a Roma e me l'ha presa dalla capitale e quindi mi ha portato un regalo romano, mi ha fatto un regalo romano. Mia sorella invece, l'altra mia sorella, mi ha regalato della Thun i segni zodiacali, bilancia, eccolo qui, questo della linea di, diciamo, è il segno zodiacale di mio marito, e poi mi ha regalato questo, sempre della Thun, i pesci, pesciolino, perché io sono del segno dei pesci. Aspettate che ve lo mostro, guardate quanto è carina. Ecco qui. Quindi da mettere, diciamo, nel mobile, e mi ha regalato anche personalmente questi della Guess, un braccialetto con una catenina che adesso vi mostro. Questa è la catenina, guardate quanto è carina, con la stellina di Swarovski, so se si riesce a vedere bene. E mi ha regalato anche questo braccialetto. Eccolo qua, sempre di Guess, che è molto molto carino. Quindi vedete, con la stellina di Swarovski. L'altra mia sorella invece, sa che io amo le candele, mi ha regalato della Thun la candela. E vabbè, vi prendo tutto lo scatolo, ma poi vi prendo direttamente la candela. Eccola qua, molto molto carina. Questa non so se ha una fragranza in particolar modo oppure no, però è anche molto carina nel periodo, diciamo, sia natalizio che durante l'anno, perché alla fine ha solo questo nastrino, diciamo, dorato, che richiama praticamente proprio il colore del Natale, ma poi si può togliere e tranquillamente si può utilizzare da tenere nel portacandele o nella toilette, o comunque io la sera le accendo sempre le candele, quindi anche nella sala da pranzo o comunque quando si diciamo vengono degli amici, ed è carino comunque secondo me avere sempre la candela accesa. Questo per quanto riguarda il regalo che invece mi ha fatto mia sorella. Quello che invece mi ha fatto mia madre sono queste, eccole qui. Chi ha visto la foto sempre su Facebook o su Instagram, mi ha regalato le scarpe di Paciotti che io ho scelto. Lei me le ha regalate, eccole qui. I tronchetti, ve li mostro, guardate quanto sono carini. Ecco qui. E sono anche, devo dire la verità, molto molto comode. Quindi o con i leggings o con la gonna un po' più corta, con le calze pesanti, o comunque con un pinocchietto, un pantalone stretto, le avevo viste e lei ovviamente me le ha regalate per Natale. Quindi regalo, proprio regalo, regalo, regalo. Veramente bei regali. Da parte invece delle altre mie cognate ho avuto regalato dei libri, adesso vi mostro, che io amo moltissimo leggere. E ho avuto regalato molte vite e molti maestri, come guarire recuperando il proprio passato. Questo è un libro un po', diciamo, che, un po' psicologico. Ho avuto regalato poi dalla mia nipotina Alessandro Baricco Seta. Avevo già letto Un oceano mare, che vi avevo detto che non mi piaceva proprio, però lei ha voluto ritentare regalandomi questo perché secondo lei, che l'ha letto, le è piaciuta moltissimo e quindi ha detto: "Zia, lo devi leggere, devi vedere se ti può anche questo piacere", oppure bocciato definitivamente. Dalla mia amica invece ho avuto regalato questo della linea di La Regina Scalza, eccolo qua. Avevo letto altri suoi libri di Il Defonso Falsonés e avevo letto La Cattedrale del Mare, che mi è piaciuto veramente tantissimo. Invece da mio marito ho avuto regalato la biografia di Nelson Mandela, eccolo qui. Mi ha regalato un'agendina da borsa perché mi annoto tutto praticamente, mi serviva, non
mi piacciono quelle molto grandi, di pelle, ultra griffate, per, diciamo, enormi. Mi piaceva una piccolina che io posso portare sempre nella borsa e che posso andarmi ad annotare praticamente tutto quello che devo fare durante la giornata, se ho degli incontri, se ho una spesa importante da fare, i video che devo andare a fare, qualsiasi cosa vedo io me lo vado ad annotare, anziché di avere i post-it da un po' di tempo l'agenda dove mi segno praticamente tutto. Poi mi ha regalato sempre mio marito le cuffie, eccole qui, queste per sentire la musica o per andare a correre o quando vado in palestra. Lo so, è stata una dura battaglia perché lui non voleva assolutamente regalarmene e andavo dietro queste cuffie da 4-5 mesi, era sempre no, 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 e alla fine me lo sono ritrovato come regalo di Natale e se avete visto sono viola come la tuta che una volta vi ho postato in foto dell'Adidas viola e rosa e quindi me ne ha presa in abbinamento. E in più mi ha fatto dei regali riguardante il computer perché sapete che si era rotto, quindi lui mi ha regalato dei programmi, un computer nuovo e quindi devo dire la verità, mi ha fatto anche questa tipologia di regali. Per quanto riguarda invece i regali che ho ricevuto da una mia amica che mi segue e che saluto moltissimo, Teresa Pam. Ciao! E le due spugnette, la Beauty Blender, eccola qui, e la spugnetta della Real Technique. Così da poter fare poi una recensione su questi, diciamo, su queste due spugne che io ovviamente non avevo mai provato, è stato un regalo che mi è piaciuto moltissimo e così da poter equiparare e vedere poi con quale mi posso trovare meglio quando sia mi trucco che vado a truccare, anche se queste essendo mie è difficile che poi le utilizzi su di un'altra persona. Ho avuto regalato poi dalla mia amica Steffi latte tonico da viaggio della linea di Sisley. Io pur non avendo questa azienda provo tantissime cose, quindi questo è un regalo graditissimo perché quando vado fuori anche 20 giorni o comunque da conservarmeli mi piace veramente tantissimo, quindi li conoscevo già, però in mini size così grandi non li avevo. Ho avuto regalato poi dalla mia amica Jessica di Copenaghen, che ti saluto, anche questa penna bellissima della linea di Swarovski che mi è piaciuta moltissimo e che a questo punto metterò vicino l'agenda che mio marito mi ha regalato, veramente, veramente bellissima. Ho avuto regalato dai miei amici di Milano, che saluto, Davide ed Emilia, ciao ragazzi, anche tutta la linea di Mille Fiori. Eccolo qui che io adoro con questa fragranza veramente meravigliosa che sa di Natale, ma io la utilizzo tutto l'anno. Ecco qui, profumo ambiente alla mela e alla cannella, i sacchetti profumati. Ho avuto questi proprio per mettere diciamo, l'acqua nei termosifoni. Ho avuto regalato anche questi che sono proprio i bastoncini. Vedete, eccoli qua, proprio per la camera, con questa sempre fragranza di mela e cannella che io adoro. Qualcosa di speziato, di caldo, di aromatico, di avvolgente. Quindi un regalo veramente, veramente bellissimo. E per concludere invece in famiglia, l'altra mia cognata mi ha regalato questo che è praticamente per mettere, sulla tavola di Capodanno, quindi che, ho sfruttato per il Capodanno, quindi da mettere poi il centrotavola. E delle candele, quindi ho sfruttato questo poi per Capodanno. Per quanto riguarda invece dei piccoli pensieri che ho avuto dalle aziende, ho avuto questo della linea di Chanel con gli smalti all'interno che mi sono piaciuti moltissimo. Guardate che carini, che poi dopo resta la pochette con i tre smalti all'interno e dopo si possono praticamente togliere, resta la pochette. Questi gli smalti sono praticamente della linea la base, il Particulier, il 505 e il Rouge Noir che non può proprio mancare. Ho avuto poi da Narciso Rodriguez, poiché sono la musa, l'acqua per i capelli, siccome io la utilizzo moltissimo, eccolo qui con il bigliettino con la firma dell'azienda e l'acqua per i capelli, un regalo graditissimo. E poi ho avuto sempre da Elisab la crema per il corpo, eccola qui, ve la mostro. Questa fragranza anche mi piace veramente moltissimo. La sua crema, eccola qui, tutta
Vedete, tutta con questo tappo smerigliato particolare. E infine ho avuto da Dolce & Gabbana lo smalto della collezione di autunno-inverno. Eccolo qui che ve lo apro, ve lo faccio vedere. Ecco qui con questo colore proprio direi invernale. E come gadget mi hanno messo vicino il braccialetto sempre della linea di Dolce & Gabbana con i charms. Guardate che carini, questi anche si regalano, però io l'ho avuto vicino allo smalto, vicino nel pacchetto, e quindi mi è piaciuto moltissimo. Bene, io vi ho mostrato i miei regali di Natale. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Vi ho mostrato come sempre un pezzettino del mio mondo. Siete venuti con me, vi ho mostrato quello che ho avuto regalato. Spero che il video vi sia piaciuto e se vi fa piacere spolliciate in su e iscrivetevi al canale. Io vi do appuntamento a uno dei miei futuri video che sarà brevissimo. Nel frattempo vi mando un grande bacio e vi rinnovo ancora di cuore i miei auguri per un favoloso 2014. Ciao!